Benvenuti a Cook Academy TV. Oggi vi accolgo nel mio salotto e ho un ospite speciale, Stella Menna. Ciao Cristina, che bello essere qui con te. L'avete sentita da questa voce? Forse qualcuno di voi l'ha riconosciuta, perché con questa bella voce squillante, gentile, giovane, allegra, è una stella in cucina nel social di Instagram. Già. E devo dire che se andate a vedere la sua pagina o per chi non la conosce, è veramente divertente, ma non solo, ci sono tanti spunti di cucina. Ma come ti è venuta idea di fare questa cosa? Non lo so neanche io. No, in realtà un po' l'idea è stata di mio marito, che in un momento un po' difficile della mia vita mi ha detto: dai, apri questa pagina, ti piace cucinare, ma perché non tentare? Divertiti, così ti distrai. E da lì mi è esplosa tra le mani. Però in realtà io ho cominciato a cucinare, perché facciamo un passo indietro, io ho avuto 18 vite, più dei gatti. Ho giocato a tennis a livello professionistico fino ai 18 anni, poi comunque un fisico esile, mi sono rotta tutto quello che mi potevo rompere, e in quel momento particolare in cui dovevo stare a casa, io che non ero abituata, che avevo viaggiato per tutto il mondo, che mi allenavo 7-8 ore al giorno, mi sono appunto ritrovata a casa e gli ho detto: che faccio adesso? Io mi annoiavo, e quindi studiavo, macinavo esami all'università e insomma, quindi mi sono laureata. Diciamo una staccanovista, che fai moltissime cose, perché sì. Mi hai raccontato, la tua giornata è bella piena. Pienissima. Perché avere anche una pagina così è impegnativo, sì. Perché le cose poi vanno fatte. Sì, anche perché io ho un altro lavoro in realtà, e quindi adesso mi divido fra il lavoro in un'associazione bancaria e il lavoro ai fornelli. E in più, la cosa bellissima, la squadra di casa, cioè tu e Federico, già. Che ho dato un'occhiata, non si vede da nessuna parte. No, lui c'è ma non si vede, dietro le quinte, però in realtà tanto del merito è anche suo. Innanzitutto perché monta i video ed è bravissimo nonostante sia autodidatta, ma soprattutto perché pulisce le pentole, cosa che io detesto fare, quindi io sporco e lui pulisce, proprio una squadra ma guarda, perfetta. Questa è una cosa fondamentale, una caratteristica da non sottovalutare. Già. Quindi la tua è una cucina che affronta con semplicità anche quello che è stato un po' la tua vita, cioè quindi il discorso di una cucina abbastanza leggera, semplice, la stagionalità, ma sempre con quel punto di gusto, no? Quella cosa in più. Esatto, se uno fa sport si può concedere anche una coccola in più, quindi stile di vita sano, ma quel tocchetto di formaggio, quel frittino, e uno se lo può concedere. Allora, no? Visto che andremo in cucina, andremo a usare anche tocchettini di formaggio, io prima partirei con un bel bicchiere d'acqua, perché bisogna sempre idratarsi. Esatto, sport da sportiva insegna, lo so bene. Perché a volte ci dimentichiamo, e io sono una di quelle che ogni tanto mi dimentico. E allora, quindi, doppio guarda, bicchiere d'acqua. Un bel bicchiere d'acqua e poi andiamo in cucina con le tue ricette. Non vedo l'ora. E Stella, che cosa utilizzeremo in queste due ricette? Allora, faremo una ricetta a base di broccoli, saranno delle nuvole di broccoli, non ti dico ancora nulla, ma saranno una cosa super soffice, e poi delle polpette di zucca, proprio di stagione. Quindi guarda, prodotti di stagione, poi quando dici polpetta, la polpetta è proprio casa, famiglia, guarda, no, beviamo e poi andiamo subito in cucina. Stella, adesso posso proprio dire una stella in cucina con la Cri. Che vuoi di più? Appunto. Allora, qual è la ricetta che facciamo conoscere ai nostri telespettatori? Facciamo delle nuvole di broccoli, un modo per far mangiare la verdura anche ai bambini. Anche a quelli cresciuti, perché molti non la mangiano. No, brava, forse più ai cresciuti. Dimmi un po' gli ingredienti. Allora, broccoli, uova, latte, formaggio grattugiato, lievito salato istantaneo, farina, e poi io aggiungerei, per renderli un po' più golosi, del bacon e un pochino di formaggio, una provola, una scamorza, insomma, quello che più ci piace. Questi mi sa che sono i due elementi che si possono variare a seconda del gusto personale. Esatto, per personalizzarli. Esatto, oppure si potrebbe fare anche senza, solo esclusivamente di vegetale, ma siccome noi siamo golosi ci aggiungiamo sempre quella cosa in più. Un po' di bacon non guasta mai, come dire di no, un po' di bacon. Dai, procediamo, allora, com'è? Perfetto. Come prima fase? Buttiamo subito i broccoli, lessiamo i broccoli una decina di minuti, poi li lasciamo raffreddare un pochino e li schiacciamo con una forchetta. Guarda, semplicissimo. Abbiamo, se cominciamo a mettere i broccoli, l'acqua è pronta, ti metto un po' di sale. Perfetto, Stella, però, grazie. Ma una stella in cucina, come è nata? Cioè, no,
com'è nata me l'hai già raccontato, ma le tue ricette, questo Instagram che, come mi hai detto, ti è esploso, perché oltre a Instagram è anche una pagina. Esatto, ho una pagina, beh, un blog che non curo tantissimo, perché in realtà il blog doveva curarlo mio marito, che mi aveva detto, vabbè, carico io le ricette sul blog. Ovviamente ne ha caricate 4 e poi lì si è fermato. Sti uomini, come si fa a fare affidamento? Beh, però l'hai addestrato bene, dai. No, l'ho addestrato bene perché lui mi monta i video che poi pubblichiamo appunto su Instagram, quindi devo dire che lui mi fa il video, intanto butto, ok? Sì, sì. Vai, quindi è un lavoro di squadra. È un lavoro di squadra perché diciamo che io penso alle ricette, poi le realizziamo insieme, lui fa il montaggio, io penso al voice over, a cosa dire, perché la cosa più complicata in realtà non è tanto fare le ricette quanto pensare a cosa dire nel voice over, perché io cerco di inventarmi sempre qualcosa di simpatico, quindi quella è una difficoltà ulteriore. Ma guarda, tu parti sempre che sei carica e sei bella esplosiva, quindi sai, ti riesce sempre. Ci provo, faccio del mio meglio, però non è che mi debba sforzare tanto perché sono abbastanza adrenalinica di mio, ecco. Allora, questi li facciamo bollire, però intanto noi li abbiamo preparati, così diamo modo nei nostri minuti di far vedere la ricetta. Questi li portiamo a ebollizione. Abbiamo già, guarda, questo lo posso mettere di qua. Perfetto, e li abbiamo, grazie, già bolliti. Quindi come ulteriore procedimento? Guarda, semplicissimo, li schiacciamo con una forchetta. E questi sono già raffreddati, mi raccomando, questa è una cosa importante, che si raffreddino, perché altrimenti andandoli a schiacciare da caldi perderebbero un pochino troppa acqua. Nel frattempo però, Cream, non è che ti va di aiutarmi magari a fare una salsina, certo, di parmigiano d'accompagnamento, giusto per l'impiattamento finale, per renderli più carini? Quindi cosa facciamo? Latte, acqua di cottura, acqua, cosa usiamo? Sei tu la maestra. Faccio io, mi dai me la responsabilità. Sì. Io oggi speriamo di non fare niente. Scusa, una stella in cucina. Due stelle in cucina, anzi una vera, una chef vera e poi un'appassionata, grazie, di cucina, grazie, che si diverte. Beh, questi scambi, perché io dico sempre che c'è, si impara da tutti. Quindi mai sottovalutare il tuo interlocutore o la persona con cui cucini, in questo caso. Allora, prendo un po' di acqua. Di cottura dei broccoli, un po' di formaggio grattugiato. Esatto. E poi lo aggiusto con un po' di sale e pepe. Perfetto. Allora, io però sono curiosa di capire il tuo mood relativo proprio a Instagram, perché tu poi hai avuto tantissimi riconoscimenti, oltre al fatto di quelli che sono i followers, quindi delle persone che ti seguono, che sono fondamentali, quindi bisogna sempre rivolgersi a un pubblico in un certo senso. Come lo mantieni? Perché ognuno ha un suo stile. Allora, al di là delle ricette, la cosa che secondo me... Io intanto vado avanti, sì, procedo, sì, qui, intanto apro le uova nella ciotola e verso tutti gli ingredienti insieme, tranne la provola e il bacon, che metteremo in un secondo momento. In realtà, secondo me, nel mio caso, la differenza l'ha fatta il fatto che io rispondo a tutti, do retta a tutti, ho costruito un rapporto con la mia community molto molto stretto, quindi io ormai non sono solo quella che fa le ricette, sono una confidente, consiglio. Ma ti raccontano veramente anche la loro vita? Anche, e io ho un difetto, tra virgolette, che mi ricordo tutto di tutti, quindi io mi ricordo quella che vive a Barcellona, che ha la figlia che non mangia i funghi, le due sorelle di Ostia che non mangiano gli spinaci. Però questo ha fatto un po' la differenza, secondo me, perché, ripeto, ormai è una grande famiglia. Cioè, se entri sulla mia pagina ti senti a casa, comunque una pagina rassicurante, al di là delle ricette. Molti mi dicono che mi seguono perché appunto trasmetto serenità e quindi non è solo appunto una pagina di ricette, ormai è una grande comunità. E nella tua giornata, perché mi hai detto che il tuo lavoro l'hai mantenuto giustamente e quindi non è che ti sei rivolta solo al social, cioè riesci a fare tutto? Non dormi mai? Esatto, stavo per dirti questo, non so neanche io come io riesca a fare tutto, però ripeto, sono molto attiva e quello non ci piove, mi annoia stare ferma e quindi chiaramente questo è un altro grande vantaggio e è sempre più difficile, non ti nego che è sempre più complesso gestire tutto, che comunque Instagram sembra una stupidaggine, ma in realtà richiede un sacco di tempo, un sacco di lavoro, per come faccio io i contenuti, avrei visto i miei video, sì, sì, cerchiamo comunque con quel santo di mio marito di fare dei contenuti di altissima qualità
E quindi ci vuole tempo per fare le cose fatte bene. Allora, guarda, torniamo un attimo alla nostra ricetta. Hai miscelato tutti gli ingredienti, esatto, sia liquidi che in polvere. Adesso vai ad aggiungere anche i broccoli. I broccoli. Io qui ho il bacon tagliato, mm-hmm, e perfetto, anche il formaggio ti taglio, te lo fantastico, aggiungo. Sì, 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 vai, aggiungi, cioè, okay, non c'è un ordine preciso, tanto è, okay, tutto in una ciotola e perfetto, via. Perfetto. Le mie ricette sono proprio semplicissime, come avrai visto e come potete vedere anche da questa, sono tutte ricette perfette per chi come me lavora tutto il giorno. Ma io penso a casa, che anche oltre a quello è che le ricette che proponi sono molto semplici e sono gustose, quindi sì, sì, quell'elemento, sì, in più. Diciamo che si presentano bene e magari riesco a rendere un broccolo, come in questo caso, un pochino più presentabile, più carino, e quindi anche tu che sei a casa e dici vabbè, che ci faccio con questo broccolo in frigo oggi, invece di lessarlo e basta, magari basta aggiungere 2-3 ingredienti che tendenzialmente abbiamo in dispensa e la cena è pronta. Allora, il composto è pronto, io sì, ho preparato degli stampini, visto che utilizziamo questi stampini che vanno in forno, sì, che ormai abbiamo tutti, andiamo a mettere il composto e la cottura di questo sformatino nuvola. 180 gradi per una ventina di minuti. Allora, intanto noi riempiamo gli stampini, sì, e poi vediamo il risultato finale. Perfetto. E dopo 20 minuti a 180 gradi, ecco le nostre nuvole. Che te ne pare? Bello, bello. Ti piacciono? Mi vengono delle idee e poi sai, noi in cucina li chiamiamo sformatini, soufflé, però hai usato un termine giusto, nuvola. Hai sentito quanto sono soffici? Sì, adesso bellissimi. Facciamo giusto al volo un impiattamento carino. Prendo la tua salsina al parmigiano. Che abbiamo usato acqua di cottura e formaggio, esatto, parmigiano, grana, quello che preferite, giusto in accompagnamento, perché questi sono buoni anche freddi. Sì, questi sono buoni sempre. Metto una fogliolina di basilico, che è il mio marchio di fabbrica. Ah, allora ci vuole la tua firma e la tua pennellata. Esatto. E bene, qui, quindi vediamo, una stella in cucina, firma con il basilico e ecco le nuvole, guarda qua, sono anche più belle, però ci manca una cosa. Dobbiamo farci subito una storia. Per prendi forza, il telefono, prendi arrivo il telefono. E quindi andiamo. Ascolta, io però ho pensato una cosa. Tu hai la tua firma, io ho la mia. Devo venirti a trovare a Roma. Ma per forza, ma subito. Posso venire nella tua subito cucina? Ma devi venire nella mia cucina. Promesso. Promesso. Prossima volta in cucina da Stella. Wow, non vedo l'ora. E adesso Stella invece cosa mi fai dopo queste bellissime nuvole di broccoli? Adesso facciamo delle polpette di zucca, proprio di stagione, perfette per la stagione. Broccoli, zucca, siamo proprio nel pieno autunno. Esatto. Raccontami un po', vediamo un po' quali sono gli ingredienti di questa ricetta. Pochissimi, ricetta facilissima, zucca, butternut o violina, io consiglio perché è un pochino meno acquosa. Poi abbiamo del formaggio grattugiato, del pan grattato, un uovo e per renderle ancora più saporite, un pezzettino di scamorza che poi filerà all'interno. Che quando fila, com'è che fai? Mm. Questa è più la tua firma da basilico. Esatto. Allora, esatto, procediamo. Allora, mettiamo in forno la zucca. Noi l'abbiamo tagliata già a fette, spesse circa un centimetro. Irroriamo con un filo d'olio e inforniamo a 180 gradi per 25 minuti circa. Posso dirti una cosa? Ma se certo, le mettiamo in microonde con appena un goccio d'acqua e chiuse con la pellicola, se le avete al massimo della potenza, 3 minuti, poi le fate raffreddare. Uguale, non accendiamo il forno. Stazia Cri, quante ne sa, oh mamma mia! Andiamo in forno intanto con queste. Sì, noi chiaramente l'abbiamo già pronta, l'abbiamo fatta raffreddare, mi raccomando schiacciatela una volta fredda, uh-huh, perché altrimenti perde troppa acqua. La schiacciamo e andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Mentre io schiaccio la zucca, Crima, ti andrebbe per caso di tagliarmi la provola a cubetti? Sì, quello che fa il fila. Ok, perfetto. La parte goduriosa ti lascio. Hai detto niente. A proposito di parte goduriosa, la tua cucina è goduriosa, cioè inserisci sempre, come hai detto, mettiamo la scamorza che fila, che quindi è quel qualcosa in più. Ma come potresti definire la tua cucina?
Allora, innanzitutto è una cucina semplice, io non sono una chef, ci tengo a dirlo, sono una semplice appassionata di cucina, però l'obiettivo è quello di creare ricette che siano semplici, facili, veloci, perfette appunto per chi come me torna a casa alle 8 di sera, ha mezz'ora di tempo per cucinare e dice stasera che mi invento, con pochi ingredienti, bastano pochi ingredienti per fare in realtà un piatto. Ma ti rifai alla tradizione oppure in quei tuoi viaggi, perché hai avuto un passato, veramente un'altra vita, no? Da tennista, viaggi, ti sei ispirata anche a queste esperienze o non ti è rimasto molto, è più la cucina di casa? Allora, diciamo che quando andavo in giro per il tennis mangiavo praticamente le stesse cose ovunque in tutto il mondo, allora, non è che sperimentassi tanto, vedevo tanti campi da tennis, ma in realtà poi giravo molto poco perché ero intenta appunto a gareggiare, a fare le partite, e quindi la mia è una cucina più che altro italiana, cioè ingredienti tipici del territorio, però ripeto, una cucina comunque molto molto semplice e molto basic, con ingredienti facilmente reperibili, come appunto la zucca in questa stagione è da tutte le parti, quindi... Ma sai, quando, adesso ti dico, a volte... Credi, ti interrompo un attimo, ho aggiunto qualche erbetta aromatica. Brava. Anche per dare giusto un po' di profumo. Qui e qui possiamo dire, ognuno può aggiungere il gusto che preferisce, no? Esatto. Quindi formaggio, come se fosse una polpetta, però in questo caso è vegetale. Esatto, vegetale. Sicuramente io utilizzo tantissime verdure nella mia cucina, però aggiungo sempre quel tocco in più, perché vorrei che passasse l'idea, visto che io sono una ex sportiva professionista e tuttora pratico regolarmente sport, vorrei che passasse il messaggio che se uno appunto fa attività sportiva può anche concedersi quella coccola in più. Bisogna mangiare bene, non è il solito petto di pollo insalata, no. Ma si può mangiare tantissime... Ma certo, come no? Però ripeto, se fai sport, quel dadino di scamorzo te lo puoi pure concedere, no? Un dadino, qua dobbiamo eliminare gli etti di scamorza. Qui sono chili di scamorza, no, dadini? Va bene. Quindi questo mescolo. Composto lo misceliamo bene. Sì. Lo posso preparare anche prima e tenere in frigorifero? Sì, io mi sono scordata il sale e il pepe, non so. Guarda, se vuoi contribuire. Certo, ora da sale, eccolo qua. E pepe ce l'hai lì alla tua destra. Sì, vuoi aiutarmi? Te lo aggiungo. Sì. Allora, quindi diciamo che in questo tuo Instagram, questa grande community dove le persone poi ti seguono e ti chiedono, quindi sei diventata una confidente e in più la tua cucina, la cucina di tutti i giorni vuole essere. Esatto, secondo me quella comunque è la chiave vincente, perché per carità, bella la sferificazione dell'insalata, belle tutte queste cose complesse, però uno tutti i giorni non è che dici si mette lì in cucina e alle ore. Quindi ricette facili alla portata di tutti. Arrivati a questo tutti. Punto facciamo le polpettine? Vai. Io intanto scaldo la padella con un po' d'olio. Perfetto. Io mi allora, metto un pochino di impasto sul palmo della mano. Guarda, facciamo vedere. Ti do la scamorza. Ma posso metterne due? Mi dai ma il permesso? Ma figurati, tu puoi fare... Questa non è la tua cucina, ma come se fosse la tua in questo grazie. Momento. Quindi stella in cucina, qualsiasi cosa vuoi fare, la tua ricetta. Ma infatti mi sento a casa. Bene. Devo dire che sei una padrona di casa eccezionale. No, no, poi una volta che vengono i colleghi io sono ben felice. Ed eccola qua, la nostra polpetta. E mentre prepariamo le polpette con Stella, ascoltiamo i consigli della nostra nutrizionista Sara Biondi. Oggi abbiamo una polpetta come ricetta. Polpetta è da sempre un alimento che troviamo nell'alimentazione dei bambini, perché nel movimento della polpetta riusciamo a fare anche un esercizio di psicomotricità fine, cioè riusciamo ad usare la forza per non farle piatte e allo stesso tempo imparare a percepire il volume. Quindi non è tanto importante se i nostri bimbi, quando, se mai le cucineremo con loro, le facciano perfette, è importante però che imparino a fare questo movimento. Un cibo cucinato da loro come la zucca è un cibo piacevole, i bambini sono abituati a questo gusto dolce, si disabituano un pochino andando avanti con l'età e quindi la punta di formaggio dona un pochino di sapidità. È una ricetta bilanciata perché troviamo la zucca ricca di carotenoidi e di fibre e che fa parte del mondo delle verdure, troviamo un pochino di pangrattato che difende il mondo dei carboidrati complessi e il formaggio e l'uovo che fanno da quota proteica. Quindi in questo modo riusciamo ad avere un pasto bilanciato che dovremo completare con
un'ulteriore quota di carboidrati complessi e allo stesso tempo una quota di verdure e di proteine. Ideale quindi per tutta la famiglia, imparando a dosare la quantità di formaggio sia dentro, a mo' di cuore, sia fuori, e in questo modo riusciamo anche a dosare un pochino la dolcezza della zucca, che non è un dolce come lo zucchero, ma è un dolce dato appunto dai carotenoidi e dall'inulina, che è una sostanza che ritroviamo, una fibra solubile che ritroviamo anche nella carota. Quindi un zucchero, non è stato un dolce che va bene un po' per tutti e soprattutto va bene anche chi ha problemi con le glicemie. E adesso padella calda, la polpetta, le facciamo rosolare in padella. Senti. Quindi, che rumorino, quanta fame ti mette questo rumore? Sai, i rumori, io dico sempre che la cucina non è solo fatta di cibo e colori, ma anche rumori e profumi. No. E qua di profumo ce n'è in abbondanza. Brava. Allora, si fanno rosolare? Esatto, aspettiamo quei adesso 5 ti faccio minuti. La fatidica domanda, ma le posso mettere anche al forno? Sì, le puoi mettere anche al forno, le puoi addirittura cuocere in friggitrice ad aria, che adesso va per la maggiore, però le puoi anche friggere volendo, quindi a te la scelta. Quindi sono delle polpette polivalenti, esatto. Qualsiasi maniera. Quindi facciamo rosolare e poi impiattiamo. Eh sì, non vedo l'ora. Allora, sono pronte? Vado? Direi che sono perfette. Io intanto procedo con l'impiattamento. Mi sono tenuta un pochino di cremina di zucca da parte. E adesso impiatto. Quante ne vuoi? Perché quelle che non usi le mangio io. Allora le voglio tutte. Guarda, però devo dire, semplice, di stagione. E poi anche, ricordiamo che si possono fare anche prima. Sono pronte in frigorifero, solo poi da cuocere. Esatto, quindi sono anche comode, volendo uno la domenica che ha un po' più di tempo, si mette lì, si fa le polpettine e se le tiene da parte. Si fa la sua settimana. Esatto. Bene. Io vado. Ce n'è qualcuna che ti piace più di un'altra, magari? No, ti vuoi aiutare con... No, no, vai pure te. Vado così. La foto è la tua, Instagram è tuo, non si sa mai. Ma sono a casa tua, quindi... Ok. Qua. Perché naturalmente quando si fa le foto ci mettiamo un attimo in più. Già. E quindi. Già. Anche okay. L'occhio vale la sua parte, no? Ok. Quindi è completo così? Ti manca la tua firma? Io ci metterei una fogliolina di basilico sopra, un altro po' di cremina di zucca sopra. Ok, monotematico e monocolore, ma va benissimo. Volendo ci si potrebbe mettere anche un po' di granella di pistacchi intorno, giusto per dare una nota verde, insomma. No, ma noi andiamo con la tua firma, che è il basilico, ecco. E naturalmente con la foto. Per forza, prendi il telefono, va. No. Via. Ok. Prendo anche il mio. Quindi ci siamo. A questo punto, sì. Ma io la faccio a te invece le polpette, guarda quanto sei bella. Grazie, grazie. Ma guarda, devo dire che è stato un piacere averti in cucina. Ma il piacere quindi è stato tutto mio. È una bella sinergia. E poi perché nella tua semplicità e con la tua modestia capisco perché la tua community ti apprezza. Grazie, e così quindi, mi fai commuovere. No, è vero. E soprattutto quindi a questo punto noi andiamo avanti con le nostre storie e poi potete seguire sui social naturalmente Cook Academy TV, una stella in cucina, Cristina Lunardini, e adesso noi facciamo un po' di storie e ci mangiamo le polpette. Soprattutto la seconda. Maffi, Stella veramente simpatica. Molto. Si poteva chiamare anche Sole, per quanto è splendente. Sì. E per quanto solare. È piena di energia. Sì. E quanta passione ha nel cucinare, sebbene non sia il suo lavoro. Però devo dire che la trasmette appieno. Ci siamo divertite, diciamo molto. La verità. Anche dietro le quinte. Brava, sì, perché Maffi, la mia assistente, è sempre presente, anche quando voi non la vedete. Per concludere la puntata, ho pensato di fare un secondo. Lo troviamo moltissime volte, il pollo al curry, ma ho imparato questa ricetta grazie a una chef indiana che è venuta in trasmissione quando sono dalla Clerici e ha fatto vedere come fanno loro il loro pollo all'indiana. Ci sono naturalmente mille spezie, non utilizziamo il curry, ma mettiamo insieme tutte le spezie che servono per fare il curry.
Quindi ho già acceso la fiamma sotto la casseruola, olio di semi, perché in questo caso nella cucina indiana non usano l'olio d'oliva, dobbiamo rispettare, quindi usiamo un olio di semi, di girasole o di mais, che va bene ugualmente, e facciamo rosolare questa carne. La cosa importante è quella di avere una casseruola che cuoce in maniera uniforme. Io utilizzo, e in questo caso nella ricetta non abbiamo tanti grassi di cottura, cioè, hai visto che io ho messo pochissimo olio, e con questa casseruola ho la possibilità di cuocere, far rosolare. Guarda che non ha perso temperatura, perché abbiamo briciche. Sì, però vedi, ho aggiunto il pollo che è freddo, però ho continuato e quindi ho una cottura uniforme. In questo, vedi, lavoro non si scaldano, anche per quella che è la conformazione, e poi soprattutto è rispettosa dell'ambiente questa casseruola, perché la Eco OK della TVS è fatta con la maggior parte di materiale riciclato. Guarda, i primi minuti, guarda, metti un po' di sale, che ce l'hai, un pizzico di sale. Facciamo rosolare, okay. E a questo punto vado a togliere il pollo. Nel frattempo preparami qualche spicchio d'aglio pulito. Dammi. Che lo dobbiamo te mettere. Lo trito. Sì, lo pulisci, ecco qua, e in questa casseruola vado ad aggiungere gli ingredienti per fare la salsa. A questo punto questa qui la mettiamo a parte e la riprenderemo dopo. Metto un altro filo d'olio, e basta pochissimo, due cipolle tritate. Mettiamo quando hai pronto anche l'aglio. Okay. Tre spicchi va bene? Sì, tre sono sufficienti. Qui abbiamo veramente un insieme di spezie, di aromi, ed è... Io, guarda, sono rimasta inebriata dal gusto, dal sapore, dal profumo e anche dal colore di questa ricetta, che è diversa dalle solite, però devo dire che è eccezionale. Nella cipolla mettiamo i semi di cumino. Nelle quantità delle spezie non è mai precisa, perché diciamo che sono un po' a sentimento, no? Cioè, che ci mette più di un ingrediente che di un altro. Mettiamo semi di cumino e cipolla. Vado, tu appena anche hai un po' grossolano? Sì, perché poi dobbiamo frullare. Okay. Poi mettiamo curcuma. Ecco qua. Mettiamo del curry, oppure se troviamo del garam masala, del peperoncino. Gira intanto, Maffi. Vai. E dello zenzero in polvere. Praticamente sono tutti gli elementi che poi costituiscono il classico profumo, Chris. Sì, le spezie non mancano. Senti. Ecco qua. E a questo punto mettiamo 5-6 pomodori maturi tagliati a pezzi, sale, gira pure, e anacardi, e facciamo cuocere per 20 minuti. Maffi, guarda, 15 minuti. A questo che punto bello. Frulliamo. Che profumo. Ah, qui i profumi, guarda. E a parte il profumo, anche l'utilizzo di ingredienti a cui a volte non siamo abituati nella cucina, l'anacardo, le varie spezie, e invece può essere veramente un'alternativa. Ecco qua. Tant'è che il pollo al curry è quasi una cucina internazionale, ma in questo caso è proprio quello indiano. Questa ragazza pensa a un ristorante indiano a Milano e ha fatto la sua ricetta, ci ha fatto proprio un gran regalo. Ecco qua. Riutilizziamo la stessa casseruola, metti pure il pollo e metti a temperatura bassa. Io intanto frullo la salsa.
salsa, mettiamo il pollo, siccome l'abbiamo solo rosolato, adesso si porta a fine cottura. Ma la cottura è veloce, è più il tempo di frullare la salsa e preparare gli ingredienti. Mettiamo, ecco qua, lo giriamo bene. Questa deve essere molto salsato, ottimo con del riso bollito o anche, se non vogliamo fare il riso, dei broccoletti, ci stanno benissimo. Mettiamo un po' di burro e un po' di panna. Deve essere proprio gustoso. Questo è gustosissimo. Mandiamo 2 minuti proprio per portare a fine cottura e che si amalgamano i sapori. Poi guarda, con questa casseruola la cottura è veramente veloce e anche uniforme. Ecco, Maffia è pronta, guarda. Senti che profumo. Ah, si sente anche da qua. Guarda, bellissimo questo pollo all'indiana. Prendi il cucchiaino, vogliamo assaggiare la salsa, perché qui è proprio la salsa, potete usare tutte le carni che volete, ma qui la salsa è buonissima. C'è tutta una storia, siamo veramente in India. Dovete seguirci anche nelle nostre prossime puntate, perché così scopriamo, viaggiamo, impariamo e seguiteci in TV e sui social. Gli ingredienti: 600 g di pollo, 2 cipolle bianche, 4 spicchi d'aglio, olio di girasole, semi di comino, 6 pomodori, curcuma, garam masala, peperoncino in polvere, zenzero in polvere, 100 g di anacardi non salati, 100 g di burro, 50 ml di panna da cucina, sale.